Ciao a tutti da Salvatore, eccoci qui direttamente dal premio Simpatia. Abbiamo Laura Emanuela Pertiga per il premio Simpatia, 47esima edizione, è appena terminato. Laura, com'è andato? Ma io penso è andato benissimo, perché quest'anno la sala della fotomoteca era piena di emozioni, di storie e soprattutto di messaggi, perché l'edizione del 2017 è stata dedicata soprattutto alle vittime del terremoto, alle storie, agli interventi, e quindi questo ha provocato un'atmosfera di grandi emozioni, di grandi sentimenti, insieme poi a tanti altri premiati, perché c'è stato il più simpatico d'Italia con l'uomo più laureato del mondo, Emanuela Laurea, certo. Anche a poi ci sono stati la rivista Scomodo e la rivista cartacea gestita dai ragazzi del liceo, e poi c'è stata l'attrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta. È variegato il premio, abbraccia tutti i campi, e questa è la forza della Simpatia, cioè di questo premio. Ecco, a lui rinnoviamo i saluti per tutti i fans del premio Simpatia. Okay, salutiamo tutti quanti. E alla prossima edizione. Alla prossima edizione. E una sorpresa, abbiamo qui una persona importante. Vieni, lui c'è sempre a tutte le edizioni, ed è giusto, mi permetto a invitarlo qui per salutare. Come ti chiami, il tuo nome? Devo dire per forza. Cioè, no, per forza no. No, però Piero è sempre presente, dà sempre un valore aggiunto a questa bellissima. È la nostra comunicazione. Ma lo faccio perché spero di non prendere. Così non lo prendo mai. Premio già sei tu a questo premio, esatto. Simpatia, io penso, perché è veramente simpatico, lo vedo sempre. Grazie. A questo premio. Io ti ringrazio, vi ringrazio a voi. Grazie per l'invito e salutiamo tutti quanti. Ciao, alla prossima edizione. Ciao. E andate sulla pagina Premio Simpatia su Facebook. Bravo, ricordiamolo. E anche il sito. E anche il sito. Premio Simpatia. Ciao. Delle belle. Ciao. Ciao.